relativity. 2, 1. Research. Intervistiamo il professor ordinario di economia degli intermediari finanziari, Mario Latorre. Com'è nata la sua passione per l'economia? Da bambino già sognava di fare questo percorso? No, per fortuna no. Io non mi ricordo di aver mai incontrato nessun bambino che da piccolo sognasse di fare l'economista, magari il calciatore, magari il cantante, ma l'economista no. Credo che sia una passione che nasca con la maturità, insomma, quando ci si accosta di più ai problemi del sociale, no, dell'inclusività e della crescita sostanzialmente. È nata non con una scintilla precisa, ma è maturata nel tempo e poi piano piano è cresciuta sempre di più, anche considerando che in verità economia e finanza possono essere applicati a tutti gli aspetti della vita e quindi anche a quelli che magari costituivano proprio le passioni di quando eravamo bambini. Quindi ad esempio uno da piccolo sogna di fare il calciatore e poi da grande si ritrova a insegnare finanza dello sport. Ecco, la sua attività didattica l'ha portata verso molte ricerche, tra cui sappiamo anche una in particolar modo che riguarda la finanza sostenibile, dove la Sapienza è capofila di una ricerca sul tema di finanza. Sì, devo dire che dalla didattica e dalla ricerca poi nascono tanti filoni di passione e di ricerca applicata sostanzialmente. Quello della finanza inclusiva, della finanza, quella che una volta chiamavamo la finanza etica e che oggi ha tante definizioni, no? Dalla finanza sociale, alla finanza ad impatto, alla finanza sostenibile, di fatto cioè tutta quella finanza che ha più cura dell'inclusione sociale, dell'impatto positivo sull'ambiente, è un filone molto emergente in questo momento ed è un filone però che già da tempi non sospetti io personalmente, ma qui nel Dipartimento appunto di Management dell'Università della Sapienza noi studiamo e seguiamo da tempi non sospetti, da molto tempo, quindi da più di una quindicina d'anni. E oggi è di un'estrema attualità. Ci sono politiche europee che si stanno definendo sempre con maggiore chiarezza rispetto alla finanza sostenibile e soprattutto alla sostenibilità ambientale. Non c'è solo Greta, quindi, che pure è utile per portare il fenomeno alla ribalta della cronaca, ma ci sono tantissimi studiosi in Italia e anche all'estero che si occupano da molto tempo di questi aspetti. E la finanza ha un ruolo fondamentale perché certi investimenti e soprattutto certi investimenti che servono a convertire le vecchie produzioni che hanno impatti ambientali negativi non possono essere sostenuti se non c'è la finanza dietro. E quindi la ricerca che noi facciamo è sicuramente, almeno vogliamo crederlo, uno strumento importante per fare in modo che il mondo finanziario, il sistema finanziario, gli operatori finanziari possano costruire dei modelli di intervento sulla finanza di impatto ambientale che siano efficaci da un lato e sostenibili dall'altro. E noi abbiamo peraltro costituito ultimamente, proprio sull'onda di questo crescente interesse, abbiamo costituito un centro di ricerca, si chiama Center for Positive Finance, l'abbiamo istituito in collaborazione chiaramente con Sapienza, l'abbiamo costituito però nella nostra università telematica che è appunto Unitelma Sapienza, ed è un centro di ricerca che appunto ha tra le sue attività quello appunto della ricerca sulla finanza ad impatto sociale, la finanza ad impatto ambientale, e chiaramente facciamo tante iniziative da questo punto di vista, sia di ordine didattico che di ricerca pura che di ricerca applicata. In questo caso vogliamo anche parlare dell'esperienza al G8.
Sì, io ho avuto, diciamo, la buona sorte e la fortuna, anche come dire, il piacere di essere il rappresentante governativo italiano nella Task Force G8 dei paesi G8 sugli investimenti a impatto sociale. Questo accadeva ormai qualche anno fa, dal 2013 al 2015. È stata un'esperienza molto interessante perché chiaramente siamo stati a contatto con tutti quei paesi che sono di frontiera appunto, da questo punto di vista. All'epoca negli Stati Uniti c'era Obama, in Inghilterra c'era Cameron, però erano due pionieri della finanza d'impatto ed erano due governi che hanno puntato moltissimo su queste forme di partenariato pubblico-privato che mirano a finanziare investimenti a impatto sociale e ambientale. E abbiamo imparato tanto, ma credo che abbiamo anche dato tanto a questa task force e peraltro, diciamo, gli effetti si vedono. Ad esempio, da poco tempo, da qualche settimana, è uscito un bando della funzione pubblica che invita i comuni e le città metropolitane a presentare dei progetti di finanza di impatto sociale sulle diverse aree di welfare e proprio sullo schema tipico dei pay by result, quindi dei classici social bond che tanto sono stati richiamati durante quei lavori della task force. E è un tema molto importante, non solo perché guarda all'impatto sociale e all'impatto ambientale, ma anche perché, come noi abbiamo evidenziato nel rapporto della Task Force, ai vari governi italiani che poi si sono succeduti, questa forma di partenariato pubblico-privato sarebbe una ricetta perfetta in questo momento a sostenere la crescita, senza andare a gravare però, sulla spesa pubblica e quindi senza creare deficit e quindi debito. La finanza e l'economia danno sicuramente la possibilità di entrare in tantissimi mondi. Lei lo ha fatto, ad esempio, nell'audiovisivo, attraverso anche la collaborazione con il MIBAC e poi con il Tax Credit. Eh sì, quella è un'altra passione che penso quasi tutti abbiamo da piccoli, no? Quella per il cinema, per i grandi film. E quindi c'è stato un momento storico ormai verso la fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, che mi è venuto in mente di costruire un programma di master proprio sulla gestione finanziaria delle imprese dell'audiovisivo. Questo è stato un programma abbastanza pioniere. E devo dire che, diciamo, che va ringraziato pubblicamente anche, come dire, la struttura e la Sapienza, perché effettivamente era un programma un po' anomalo, soprattutto dentro una facoltà di economia, però tutti i colleghi, il preside di allora, gli altri colleghi, il direttore del dipartimento, ci hanno creduto e abbiamo iniziato questo percorso che è stato davvero di successo, perché abbiamo creato delle figure, professionali che non esistevano, ecco, quindi anche il ruolo importante della formazione di frontiera. E però poi questo percorso ha aperto, diciamo, delle opportunità anche di tipo professionale e istituzionale, quindi mi è capitato appunto di essere l'estensore della legge sul credito d'imposta per le produzioni cinematografiche e televisive, mi è capitato anche, diciamo, la sorte di essere consigliere del ministro su tutti gli aspetti che riguardavano appunto la finanza dell'audiovisivo e dei beni culturali e con grandi esperienze che ho maturato anche nel campo appunto delle relazioni con la Commissione europea, perché ad esempio i crediti d'imposta sono chiaramente aiuti di Stato e quindi vanno negoziati con la Commissione europea. Chiaro che tutto questo ha anche contribuito a creare una figura, diciamo un po' a trasformarmi anche come figura di docente. Quindi poi credo che molto di quello che ho imparato sia stato anche trasferito non solo sui testi che ho scritto, ma anche sia stato trasferito poi nelle aule agli studenti. Mi fa molto piacere oggi andare in giro per i vari festival nel mondo e trovare tanti di quegli ex studenti che lavorano ora nelle imprese di produzione cinematografica o di distribuzione cinematografica o nelle imprese di produzione televisiva. Quindi credo che questa sinergia tra la ricerca pura, la ricerca applicata, l'attività professionale e istituzionale anche al servizio, diciamo, degli enti pubblici sia una leva molto importante per noi che facciamo ricerca e che però poi facciamo didattica, andiamo in aula e quindi dobbiamo trasferire agli studenti anche gli elementi di concretezza di quella ricerca pura che portiamo avanti.
Ci fa un esempio di finanza a impatto sociale? Sì, beh, ce ne sono molti in giro per il mondo, non ce ne sono, diciamo, di esempi in purezza qui in Italia, però il primo social bond, tanto per citarne uno, che è stato messo in piedi in Europa è il famoso social bond di Peterborough, che è una città inglese, ed è stato un esperimento sull'inclusione degli ex detenuti, quindi sostanzialmente quel progetto mirava a ridurre il tasso di recidiva dei detenuti che poi uscivano di prigione. E con quale scopo? Con quello di inserirli di nuovo nella società, ma anche con quello di ridurre la spesa pubblica che la recidiva comporta, perché ogni volta che qualche ex detenuto torna in prigione, chiaramente quello corrisponde a una spesa pubblica per lo Stato. E quindi si è costruito un pacchetto con degli investitori che hanno finanziato questo percorso di reinserimento sociale, appunto l'investitore ha finanzia in uno schema tipico di payback result, l'investitore finanzia quel progetto, quindi non lo fa lo Stato, non lo fa il governo, che però promuove l'idea progettuale, e però il governo restituisce all'investitore il capitale e anche gli interessi, perché la finanza di impatto sociale non esclude il rendimento per gli investitori, però solo quando si raggiungono quei risultati di impatto sociale. Perché? Perché il fatto che un certo numero di detenuti non ritorni più in prigione ha significato di fatto risparmio di spesa pubblica, e su quel risparmio di spesa pubblica il governo riesce a remunerare l'investitore e a tenersi da parte un piccolo risparmio netto di spesa, e quindi mette insieme di fatto un impatto sociale, una buona azione di welfare con una buona azione invece in termini di gestione della spesa pubblica e quindi dei conti pubblici. Lei insegna microfinanza ed è nel CDA dell'ente del microcredito. Quanto questa realtà è diventata importante nel nostro paese? No, è molto importante, peraltro l'Italia, io credo possiamo dirlo con grande serenità, è davvero all'avanguardia in tema di microcredito, perché intanto è stato l'unico paese che ha trasformato il Comitato Internazionale per il Microcredito 2005, il Comitato voluto dalle Nazioni Unite, in un ente pubblico non economico. Quest'ente pubblico aveva inizialmente soltanto degli obiettivi di monitorare il mercato, oggi addirittura è una sorta di authority perché gestisce l'elenco dei tutor del microcredito, cioè di prestatori di servizi non finanziari legati al microcredito. Il microcredito è uno strumento potentissimo di inclusione sociale e abbiamo calcolato che per ogni microcredito, valore massimo 25.000 euro, si sviluppa un moltiplicatore di job creation, quindi si sviluppano lavori per 2,5, che vuol dire sostanzialmente che ogni microcredito produce 2,5 lavoratori. E per una somma così piccola, perché l'importo medio del microcredito è intorno ai 20.000 euro, diciamo che il risultato è molto importante. Ma al di là di questo è uno strumento inclusivo anche educativo, perché include, ma educando al lavoro e dando le opportunità a chi non ha la possibilità di accedere alla finanza tradizionale, di accedere a finanziamenti per mettere in piedi una propria idea microimprenditoriale. Ora è chiaro che non è che siamo tutti microimprenditori, però c'è una gran parte di persone che può risolvere il problema di job creation attraverso appunto lo strumento microcreditizio. L'Italia ha una legge sul microcredito, è stata inserita nel titolo quinto del testo unico banche con la riforma appunto del titolo quinto qualche anno fa, ed è una legge molto avanzata, certamente è una legge perfettibile, si possono apportare miglioramenti e si sta riflettendo da questo punto di vista, però è già un paese di frontiera insieme per esempio alla Francia nel panorama europeo, quindi devo dire che il legislatore è stato in questo senso attento e lungimirante e credo che ci siano i presupposti per continuare in questo modo, perché molte altre cose possono essere fatte ed è questa secondo me una direzione giusta per riportare inclusione sociale e anche crescita sostenibile e ridurre anche le disuguaglianze. Quindi, microcredito sì, noi abbiamo peraltro
da un punto di vista didattico, anche qui come Sapienza siamo stati, credo, abbastanza pionieri, perché questo corso, che peraltro è un corso in lingua inglese, è iniziato più di 10 anni fa. All'inizio avevamo pochi studenti, quasi tutti Erasmus, oggi abbiamo molti studenti e sono quasi tutti italiani. Questo vuol dire che con il tempo cambia anche la sensibilità dei ragazzi, delle generazioni verso tematiche di finanza, come dire, meno tradizionale. Sicuramente la crisi ha dato un grande impulso, gli scandali che si sono verificati ha dato un grande impulso e ha generato grande attenzione da parte dei giovani verso una finanza alternativa. Quindi, se proprio dovessimo scegliere un effetto positivo della crisi tra i diversi, perché non sono pochi, almeno questo sicuramente è uno. Parliamo di terza missione, di cosa consiglierebbe ai giovani studenti perché trovino un loro percorso lavorativo di soddisfazione? E questo non è, diciamo, non è facilissimo da interpretare questa domanda, anche perché la prima cosa che ti viene in mente, almeno che a me viene in mente, è sempre quel motto di Oscar Wilde, che diceva che i vecchi danno buoni consigli perché non sono più in grado di dare cattivi esempi. Però se proprio dovessi consigliare qualcosa in questo momento è cercare di intraprendere una strada che sentono con passione, perché c'è molta concorrenza al giorno d'oggi su tutti i livelli e la globalizzazione chiaramente è la prima causa di questa concorrenza, e quindi il mercato del lavoro è un mercato che risponde soltanto quando tu riesci a dare qualcosa in più dell'altro, e riesci a dare qualcosa in più dell'altro solo se fai cose che ti piacciono, altrimenti diventa complicato. Grazie al professor Mario Latorre per essere stato ospite di Research. Grazie a voi.